Procul, protesta degli invisibili, hanno occupato l'ottavo piano dell'assessorato regionale del lavoro a Cagliari. Si sono incatenati davanti all'ufficio dell'assessore Virginia Mura e chiedono di avere risposte per il loro futuro. Euralumina, nuovo presidio dei lavoratori a Cagliari. Salgono tensione e nervosismo. Manca poco alla data della conferenza decisoria, prevista per maggio. In caso di mancato accordo sul percorso autorizzativo definitivo, si prevedono livelli di mobilitazione più forti. Sindaco Polisarda, nuovo blitz, 16 arresti, nuova operazione della Guardia di Finanza di Oristano e dei Carabinieri di Tonara, coinvolti esponenti di primo piano della politica regionale, funzionari ANAS, imprenditori, professionisti, per ora 95 indagati. Registro tumori Salugi, è ora dei fatti, 4 anni di vuoto. Il comitato Salugi si rivolge all'assessore alla sanità Luigi Arru. Da 4 anni la legge impone la realizzazione dei registri di patologia, ma la Sardegna non ha fatto nulla. Ben ritrovati su Canale 40. Un gruppo di lavoratori interinali ex Rockwall, gli Invisibili, hanno occupato l'ottavo piano dell'assessorato regionale del lavoro a Cagliari. Si sono incatenati davanti all'ufficio dell'assessore Virginia Mura e chiedono di avere risposte per il loro futuro. Ma non è tutto, perché contemporaneamente agli Invisibili il Comitato per la Mobilitazione Generale Popolare del Sulcis Iglesiente sta presidiando il palazzo della presidenza della Giunta regionale di Viale Trento, in attesa dell'incontro come d'accordi con il presidente Pigliaru. Sentiamo le motivazioni delle proteste dalle parole di Daniele Melle della CISL, raggiunto telefonicamente. Questa mattina, insieme a un gruppo di lavoratori ex Rockwall, stiamo parlando dei famosi invisibili, avete occupato degli uffici della regione? Ci sono una decina di operai ex Rockwall che sono incatenati all'ottavo piano, proprio di fronte all'ufficio della dottoressa Mura. Cosa state chiedendo? Stiamo cercando di farli stabilizzare, perché sono gli unici, sono gli invisibili, sono quelli che sono gli interinali, che non gli è stata ancora data nessuna possibilità. Sono fuori da tutto, sono rimasti fuori da tutto. Ma l'assessore ha deciso di ricevere la delegazione dei lavoratori? Allora, l'assessore è un po', come posso dire, un po' agitata, perché lì è successo un casino. Però per forza, secondo me, deve ricevere la delegazione dei lavoratori, perché sono proprio di fronte al suo ufficio incatenati. Cioè lei non può uscire dall'ufficio. Siamo qua sotto praticamente aspettando che Pigliaru si svegli, perché avevamo chiesto un incontro esecutivo dopo l'incontro del 17 febbraio. Cioè ancora tutt'oggi, nonostante le mille richieste da parte di Fabio e tutto il gruppo della mobilitazione, Pigliaru ancora non ha accennato l'incontro esecutivo. Perciò noi siamo qua sotto oggi con una piccola delegazione, una quindicina di persone, per adesso, facendo casino per far sì che Pigliaru ci dia questo benedetto incontro esecutivo. Perché l'incontro del 17 febbraio è stato a grandi linee un incontro politico, non si è parlato nel dettaglio di quello che erano i progetti esecutivi che dovevano ripartire. Infatti Pigliaru ci disse: facciamo a breve un incontro esecutivo per parlare dei progetti. E ancora oggi non abbiamo avuto l'incontro esecutivo. Perciò siamo qua sotto a cercare di svegliarlo. E rimarremo tutta la settimana, tutti i giorni. Quindi è una protesta che si sta svolgendo, diciamo, in duplice copia. Da una parte... Sono due proteste. C'è una squadra che è coordinata da Fabio N che si trova all'assessorato al lavoro. Poi qui sotto Viale Trento ci siamo io e Massimo Cara con gli operai della mobilitazione, che stiamo facendo sì che Pigliaru si svegli e ci dia questo benedetto incontro. E andiamo avanti parlando sempre di vertenze del lavoro. La RSU è una delegazione di lavoratori Euralumina di Porto Vesme, nuovamente a Cagliari per l'ennesimo presidio davanti alla sede dell'assessorato regionale dell'ambiente, per testimoniare l'attesa e la preoccupazione per l'esito finale della loro lunga vertenza. Un nuovo presidio dei lavoratori dell'Euralumina questa mattina a Cagliari dopo quelli del 2 e 17 marzo, un segnale dello stato d'animo caratterizzato da un nervosismo molto diffuso che si vuole controllare e che pervade. L'attesa e la preoccupazione dei lavoratori e delle loro famiglie, fanno sapere gli stessi operai.
Un altro messaggio forte inviato all'assessorato all'ambiente, al servizio valutazioni ambientali, ma anche all'ex provincia di Carboni Iglesias, lanciato dalla RSU e da una delegazione dei lavoratori che stazioneranno per tutta la giornata davanti alla sede dell'assessorato regionale all'ambiente. Un sit-in silenzioso con il messaggio affidato a un nuovo grande manifesto che si aggiunge ai precedenti, affisso all'ingresso dell'ente regionale, che riporta tutti gli obiettivi raggiunti con grande sacrificio nel percorso di riavvio dello stabilimento, insieme allo scenario che si verrebbe a creare in caso di mancato e definitiva via libera al progetto, con i lavoratori e le loro famiglie che dovrebbero richiedere il loro sostentamento a chi questo diritto a lavoro e dignità glielo ha negato. Una tensione che sarà destinata a salire con il passaggio dei giorni. Proseguono le tute verdi che separano dalla data della conferenza decisoria prevista per la seconda quindicina di maggio e che potrebbe assumere livelli di mobilitazione più forti qualora non venisse raggiunta la condivisione tecnica e normativa sul percorso autorizzativo definitivo. Uno scenario che, se si concludesse negativamente, avrebbe ripercussioni tragiche su migliaia di persone e su tutto il territorio. E continuiamo adesso con la sanità. Sono incerte le sorti delle ASL territoriali della Sardegna. Il servizio sanitario regionale ha bisogno di meno ospedali e di più servizi territoriali, di più qualità e di un servizio di emergenza urgenza operativo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Lo ha detto l'assessore della sanità Luigi Arru, rispondendo ai dubbi e alle richieste dei sindaci che hanno partecipato all'assemblea dell'ANCI convocata al centro servizi Losa di Abbasanta per discutere il futuro del settore in Sardegna. È una questione di qualità, ha spiegato l'esponente della giunta, aggiungendo però che bisogna fare i conti con la realtà e quindi col fatto che la popolazione della Sardegna sta invecchiando in maniera rapida e che agli anziani, ma anche ai malati di sclerosi multipla, autistici, diabetici, disabili, psichici e a chi soffre di disturbi alimentari non servono ospedali ma servizi, equip di specialisti multidisciplinari e anche circolanti, strutture residenziali e semiresidenziali. Sindaci e regione distanti sul futuro delle aziende sanitarie, i sindaci sarebbero disposti a scendere a tre ASL più l'azienda regionale per l'emergenza urgenza, ma l'assessore Arru è rimasto fermo sul progetto dell'ASL unica, dichiarando comunque la sua massima apertura al dialogo. Il presidente dell'ANCI ha raccolto la sfida e, chiudendo l'assemblea, ha annunciato la costituzione di un coordinamento ristretto che farà una sintesi condivisa da portare poi all'attenzione di Arru. Nuova operazione della Guardia di Finanza di Oristano e dei Carabinieri di Tonara nell'ambito della maxi inchiesta sugli appalti pilotati denominata Sindacopoli, che ad aprile dello scorso anno ha portato all'arresto di 21 persone tra amministratori locali, professionisti e funzionari. A distanza di un anno da questa mattina è in corso un'operazione sia in Sardegna che nella penisola, in cui i militari stanno eseguendo 17 ordinanze cautelari, di cui 3 in carcere, 13 ai domiciliari e un obbligo di dimora a carico di esponenti di primo piano della politica regionale, funzionari ANAS, imprenditori e professionisti. Sinora 95 le persone indagate, i provvedimenti sono stati richiesti dal GIP del Tribunale di Oristano. Nelle prime elezioni per il Consiglio metropolitano di Cagliari, svoltesi ieri con i voti degli amministratori locali di 16 su 17 comuni che fanno parte del nuovo ente, la vittoria va al PD, che conquista 15 seggi, superando il 37,5% delle preferenze con 34.115 voti. Ma il candidato più votato con 3.967 preferenze è Giuseppe Farris di Forza Italia con la lista Città in Cantiere. E proseguiamo. Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta dell'UPC e Gianfranco Congiu del Partito dei Sardi sono definitivamente consiglieri regionali. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che oggi ha messo una pietra tombale sui ricorsi che hanno stravolto la composizione dell'Assemblea Sarda a luglio con una sentenza del Consiglio di Stato. Rigettato quindi per l'ultima volta il ricorso dei 4 ormai ex consiglieri Efisio Arbao e Michele Azzara di La Base, Modesto Fenu del Movimento Zona Franca e Gavino Sale dell'IRS. Oltre a quello del Consiglio che aveva difeso il risultato elettorale del 2004, poi ribaltato dai giudici amministrativi. Registro tumori, il Comitato Sallusi si rivolge all'assessore alla sanità Luigi Arru. Da 4 anni la legge impone la realizzazione dei registri di patologia, ma la Sardegna non ha fatto nulla.
Quando verrà definita la sede del registro regionale del tumori? A che punto è l'iter con il garante della privacy? Quando sarà costituito il comitato di coordinamento? Quali professionalità ne faranno parte? Quando inizierà a lavorare realmente dopo l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio regionale? Sono le 5 domande che il comitato Pro Registro Tumori Salugi rivolge all'assessore alla sanità Luigi Arru. Uno strumento di prevenzione delle malattie e di programmazione sanitaria come il registro è ancora fermo al palo, hanno dichiarato ieri mattina durante una conferenza stampa i portavoce del comitato Ambrogio Trudu e Giancarlo Nonnis. Da 4 anni la legge impone la realizzazione di registri di patologie, hanno ricordato, ma la Sardegna, oltre a istituirne uno per legge regionale, non ha fatto nulla. 4 anni di vuoto, dunque, nei quali i malati non hanno ancora avuto la possibilità di sapere se le terapie a cui sono sottoposti sono realmente le migliori, come emergerebbe da un registro di patologia, appunto. Ieri, presso l'aula consiliare del comune di Sant'Antioco, il personale dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco ha tenuto una conferenza incentrata sull'educazione all'uso del mare in sicurezza. Questo evento rientra nel più ampio progetto introdotto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, denominato Mare Sicuro, finalizzato ad avvicinare i giovani utenti del mare ad un suo utilizzo più razionale, sostenibile e rispettoso a tutela dell'ambiente marino. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso vi lascio con le previsioni meteo e con Noa Sincurzu, il nostro telegiornale in lingua sarda. Previsioni per mercoledì 6 marzo, cielo molto nuvoloso o coperto, vento da levante con intensità di 9 km orari, raffiche fino a 33 km orari, temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi e massime comprese tra 19 e 24 gradi.